Grande festa della prevenzione a Pescara. Nonno, ascoltami, la campagna nazionale di prevenzione per i disturbi uditivi festeggia i 15 anni. Animazione, informazione ed il salotto della prevenzione moderato da Valentina Faricelli, presidente di Udito Italia Onlus. Mauro Menzietti, ideatore della prevenzione in piazza, possiamo dire, siamo alla 15ª edizione in piazza Salotto a Pescara. Sì, sì, è un vero e proprio villaggio della prevenzione insieme a tante associazioni amiche che condividono con noi l'idea di scendere in piazza e incontrare i cittadini per offrire appunto un momento di prevenzione. Prevenzione significa conoscere il problema, prevenzione significa identificarlo prima possibile, prevenzione significa risolverlo il più presto possibile. Oggi in piazza celebriamo in particolare l'udito, un senso così importante ma troppo spesso trascurato, che riguarda tantissime persone. Ecco, siamo qui appunto per incontrare tanta gente e per spiegare che basta poco per risolvere i problemi. Gli appuntamenti prossimi quali sono? Prossima settimana, domenica 13, a Chieti, dove ci sarà un villaggio come questo appunto per incontrare i tanti cittadini e per fare controlli dell'udito. Dottor Claudio Caporale, insomma 15 anni anche per lei che sta seguendo questa iniziativa di Nonno Ascoltami, e cambiano i tempi e si parla anche di ipoacusia addirittura per l'infanzia. Sì, è un tema che stiamo affrontando a livello regionale e nazionale. Perché nell'ultimo anno, nel 2023, finalmente la Regione ha dato vita ad una legge regionale, luglio 2023, che prevede l'obbligo di fare uno screening neonatale in tutti i nati, in modo da poter fare diagnosi precoce e poter approcciare poi una terapia adeguata al fine di far sì che questi bambini poi siano completamente recuperati, sia da un punto di vista sociale che familiare. Prevenzione a tutta piazza, dobbiamo dire, qui a Pescara abbiamo anche la presenza della LASMOT Onlus con il professor Achille Lococo. Noi con la nostra Onlus, la Lega Abruzzese a sostegno dei malati oncologici toracici, ci occupiamo del tumore del polmone, quindi la prevenzione prevalentemente il fumo di sigaretta, e abbiamo avviato da ormai da 12 anni una campagna di screening. Facciamo ovviamente i soggetti a rischio, che sono forti fumatori che hanno una certa età, fanno ogni anno una spiral tac a basso dosaggio e un prelievo della saliva per la ricerca di alcuni elementi di proteomica per ottenere una diagnosi precoce. Otteniamo così la diagnosi su circa 50-70 tac che facciamo, troviamo un piccolo tumore del polmone, e questo è davvero importante perché sono questi i pazienti che hanno le maggiori probabilità di guarigione. Presente la LILT, che sta effettuando il mese rosa per la prevenzione al femminile. Sentiamo il professor Marco Lombardo. Con la MAICO, con Nonno Ascoltami, noi lavoriamo in sintonia da tempo, anche perché tutte le malattie degenerative, anche neurovegetative, hanno praticamente la possibilità di non insorgere e di migliorare se si eseguono stili di vita consoni e praticamente si fa sport.